quali strumenti, cioè, si intendono porre in atto, cioè cosa si intende pubblicare, cosa si intende condividere, come dire, con i cittadini e con gli amministrati? Devi far iniziare prima Tonino. L'importante è avere uno strumento che permetta al cittadino di arrivare alle notizie che alle notizie, quindi alle... Io, secondo me il Comune di Oriano è già un sito internet che è ben tenuto e puntualmente aggiornato, potete vedere, è un sistema accessibile a tutti, penso che sia lo strumento migliore per pubblicare, vabbè, a parte le delibere, ma magari anche altre note di spesa. Non mi è mai capitato di controllare per vedere se si può leggere il bilancio, ma se così non è, per esempio, è una cosa sicuramente da aggiungere. Una pagina dove si possa vedere il bilancio del comune, anche magari scadenze trimestrali per vedere con quale velocità si spendono le poche purtroppo risorse a disposizione, perché sono sempre meno, e soprattutto vedere dove sono state spese. Allora, fermo restando che chi è delegato dalla comunità ad amministrare deve assumersi le proprie responsabilità che comporta fare le scelte. In fase di formazione delle scelte, la promozione di incontri come questo, secondo me, è un ottimo strumento. Chiaro, non quando stiamo decidendo se quale tipo di mattonella usare nel nuovo marciapiede. Quelle scelte, dicevo, importanti, strutturali, che vanno a modificare il paesaggio o il territorio in maniera, come dicevo prima, qualche volta irreversibile. Poi gli strumenti della comunicazione oggi esistono, esiste internet, ma esisteva ancora prima l'albo dove venivano affissi gli atti. Gli strumenti della comunicazione esistono e vanno sfruttati, ma ce n'è uno che Orani non ha mai utilizzato e che io ho visto utilizzare in altre amministrazioni. Una decina di anni fa pure l'ASL di Nuoro utilizzò questo strumento, si chiama bilancio sociale. Quanti di voi hanno mai visto un bilancio di una pubblica amministrazione? Allora, per il 90% delle persone è incomprensibile, ma solo gli addetti ai lavori riescono a capire che cosa c'è scritto dentro un bilancio. Il bilancio sociale nasce dall'esigenza di associare alla spesa il servizio che quella spesa ha prodotto. È una cosa molto bella, costa impegno chiaramente perché gli uffici devono lavorare, però rende l'idea di quello che con quei soldi il cittadino ha ottenuto in termini di servizi. Io non escluderei che il comune potrebbe, a Orani potrebbe impegnarsi per esempio nell'utilizzare uno strumento di questo tipo. Sarebbe molto bello organizzare una giornata come questa dove con una presentazione fatta in collaborazione col personale del comune, che so molto valido, scusate, non è una piaggeria, però è rendere appunto in termini di comunicazione, collegare direttamente quella voce di bilancio, che è un numero asciutto, che non dice nulla, che non comunica nulla, ha per esempio l'illuminazione pubblica, per esempio alla pulizia delle strade, per esempio alla manutenzione delle scuole. Il ruolo del sindaco è un ruolo che ti impegna a tutte le risorse che puoi mettere a disposizione, tutto quello che puoi. E io interpreto il ruolo del sindaco come la persona, il riferimento a disposizione della gente. E chi arriverà a sedersi su quella poltrona deve essere consapevole che il sindaco non ha tutte le chiavi, non apre tutte le porte, però deve sapere dove sono le porte e deve ricevere la valvola anche di sfogo spesso dei problemi del paese. Il sindaco di Orani può fare sinergia insieme ad altri sindaci del territorio e far sentire la propria voce, perché molti di voi sapranno che gli operai di Orani, della zona, che hanno lavorato in alcune fabbriche dove si utilizzava l'amianto e che hanno subito dei danni, e che di amianto alcuni sono morti, alcuni sono malati e stanno combattendo con malattie gravissime, non vedono riconosciuta questa malattia come malattia professionale, al contrario di quello che invece è successo in Basilicata, in una fabbrica gemella di quella di Ottana,
nei quali gli operai, che sfortunatamente anche lì, sfortunatamente tra virgolette, perché c'è stato un periodo in cui si sapeva che l'amianto era dannoso, però gli operai hanno continuato a manipolarlo a mani nude o senza presidi di protezione individuale adeguati, a differenza di Matera, dove c'è questa fabbrica, dove invece gli operai si vedono riconosciuta dall'INPS la malattia come malattia professionale, con tutto quello che comporta. Certo, la malattia te la tieni, però almeno hai un ristoro economico, tu o la famiglia, che sicuramente può fare la differenza per chi resta. Noi intendiamo, io intendo, se sarò il prescelto, continuare col lavoro che si è fatto l'anno scorso, che riguardava anche proprio la modalità di scelta delle persone, cioè fatta all'aperto, fatta in piazza, per lo più non al chiuso dei quattro mura, e quindi con la collaborazione della gente, di tutta la gente che vorrà venire alle assemblee. Il problema dei cantieri forestali lo conosciamo, sappiamo quanti problemi ha creato, quante riunioni sono state fatte e così via. Adesso parlavamo l'altro giorno con Pasquale e con Sandro proprio dell'iniziativa, dell'atto del commissario che con i poteri del Consiglio ha chiesto la sospensione degli usi civici. Questo naturalmente risolve il problema del cantiere, probabilmente serviranno dei tempi tecnici che Pasquale mi diceva sono un po' lunghi, ma ci arriveremo. Il guaio è che adesso abbiamo ammesso che se stiamo chiedendo la sospensione che gli usi civici c'erano. Speriamo comunque che possa essere la soluzione almeno del problema degli operai. Io nei giorni scorsi ho sentito, a proposito dei problemi di Ottana, delle malattie professionali, ho parlato con qualche familiare, con qualche congiunto degli operai purtroppo che sono morti e con qualcuno che è malato. So che ci sono delle iniziative a livello sovracomunale, è stata creata forse anche più di un'associazione per difendere gli interessi degli operai. Insomma, speriamo che si venga a capo della situazione e se è vero, come credo che sia vero, che si tratta di malattie professionali, che si riesca a far valere gli interessi degli operai, anche purtroppo di quelli che non ci sono più, a vantaggio dei familiari, chiarendo quanto prima che se si tratta di una malattia professionale le malattie vanno rimborsate, vanno indennizzate.